Quando vuoi, dottoressa Zocchi? Prego, prego, andiamo. Buonasera. Buonasera a tutti, iniziamo, anche se non so se sono tutti i partecipanti sono entrati, comunque benvenuti a tutti. Iniziamo questo convegno di questa sera con un argomento molto interessante, molto importante, che in questo momento ci dà dei numeri molto, molto consistenti e pazienti che hanno questo problema. Io sono Maria Teresa Zocchi, sono consigliera dell'ordine, vi do il benvenuto, vi porto i saluti di tutto il Consiglio, i saluti del Presidente in particolare. Questo è uno degli eventi organizzati dall'Ordine dei Medici, che ha, come voi sapete, tra i suoi compiti quello dell'aggiornamento, della formazione e dell'aggiornamento degli iscritti, e l'Ordine è in grado di fornire i crediti formativi di tutto l'anno con eventi che vengono organizzati nel corso dell'anno. Sono eventi sia in presenza che eventi a distanza, come quello di questa sera. Prima di iniziare a presentarvi i relatori, ringraziamo tra l'altro l'associazione, la Onlus Piccolo Principe, che ci ospita nella sua sede, e volevo un attimo fare una storia di questo evento, che è un evento di presentazione di un progetto, che a cui noi come ordine partecipiamo, di cui siamo partner come ordine, e come anche di altre strutture che poi parteciperanno e che saranno rappresentate qui dai relatori presenti. È un progetto che vede come capofila il Piccolo Principe. Il progetto ha partecipato a un bando di Fondazione Cariplo, ha vinto questo bando, e quindi è un progetto che sarà finanziato da Fondazione Cariplo. Il progetto, appunto, sono nuove opportunità per pazienti affetti da demenza e caregiver. Quindi il progetto prevede di prendere in carico questa persona affetta da patologia e la persona che si occupa di lui. Con una modalità particolare che poi verrà spiegata nel corso della serata, e molto importante è la figura del medico di medicina generale. Infatti il ruolo del medico di famiglia in questo progetto cure plurime, che rappresenta appunto questa nuova modalità di presa in carico. Il medico di medicina generale dovrà quindi, nella sua funzione di persona che si occupa, di medico che si occupa della persona per un lungo arco di tempo, è quindi la figura professionale che probabilmente è in grado di meglio di che non lo fa meglio che non altri professionisti, è in grado di accorgersi di piccole variazioni anche iniziali che possono essere molto importanti per fare poi quella diagnosi, per affidare il paziente a questo sistema, il paziente e il suo caregiver per questa cosa. Prima di presentarvi il primo relatore, vi ricordo che il test finale per l'apprendimento, il test di apprendimento potrà essere effettuato solo da chi parteciperà al 90% del monte ore totale,
il test sarà aperto da domani alle ore 12 fino alle 23.55 del 29 marzo, quindi dalle ore 12 del 27 fino alle 23.55 del 29. Dovete, come al solito, collegarvi all'area riservata dal sito omceomi, www.omceomi.it e accedere alla sezione valutazione finale dell'apprendimento. Va bene, quindi cominciamo. Il primo intervento è il ruolo del medico di famiglia nel percorso di cura del paziente demente, dai sintomi di esordio alla cronicità. I sintomi di esordio sono quelli di cui vi parlavo prima, che possono essere colti dal medico di medicina generale, la dottoressa Emanuela Rotondo, neuropsicologa clinica del servizio di malattie neurodegenerative del Policlinico di Milano, vi parlerà di questa modalità di cura. Buonasera a Maria. tutti. Salve. Buonasera a tutti. Io appunto sono Emanuela Rotondo, sono psicologa, lavoro presso il CDC del Policlinico di Milano. Quello che vi racconterò questa sera è proprio l'importanza del ruolo del medico di medicina Un generale secondo, bisogna lanciare le slide. all'interno di un percorso importante come quello del paziente affetto dal cadimento cognitivo. Scusate un attimo Arriviamo. solo perché abbiamo provato tante volte, ma adesso le slide non si aprono. Beh, dice che in pausa. Non si capisce come mai. Allora, provo a cliccare lì. Riprende la condivisione, fa lì, clicca lì sul verde. No? La dottoressa Rotondo aveva insieme a me questo compito di questa, ed è stata molto, molto brava, molto carina. E molto insomma, ha fatto queste bellissime slide che però adesso non riusciamo a vedere, e appunto si ci presenta questa Sì, sono informazioni tratte proprio dalla politica regionale Scusate un secondo, via altrimenti che No, scusate un secondo. Allora, per condividere le slide, vabbè, se i PowerPoint sono aperti, bisogna schiacciare il tasto verde. No, ma lo sappiamo, eccolo, cioè, va bene. Ok. Poi si seleziona il Era proprio un prescelto e poi blocco. condividi. Sì, era quello che stavamo cercando di fare, ma ci sono degli elementi estranei che ci hanno. Perfetto, ok. Dunque, come stavo appunto dicendo, la Rientriamo alla presentazione che vedete è presentazione. stata tratta proprio dal PDPA regionale di recente applicazione. Allora, Volevo dare lo schermo, ma non riesco a trovarlo. Ok. Iniziamo a parlare un po' di numeri, a quantificare la numerosità di pazienti, di soggetti che presentino effettivamente un quadro di decadimento cognitivo. In questa slide possiamo vedere quanti pazienti con mild cognitive impairment siano presenti presso la città di Milano. Come potete vedere, si parla di oltre 50.000 persone, soggetti affetti da problematiche di natura cognitiva di grado lieve. Per MCI si intende appunto dei soggetti che abbiano un iniziale decadimento cognitivo, può coinvolgere la memoria o altre funzioni cognitive. E effettivamente non si ha un impatto significativo rispetto all'autonomia nella gestione appunto dell'attività della vita.
Ci sono inoltre poi pazienti proprio con una demenza conclamata. L'esordio negli ultimi anni, negli ultimi decenni, ha un'insorgenza sempre più rapida, in età sempre più giovanile. Infatti, soltanto nella città di Milano parliamo di circa 1.200 casi. Per quanto riguarda invece i soggetti con demenza over 65, si parla invece di circa 63.000 casi. Qui chiaramente il grado di decadimento è più significativo, quindi si parla proprio di una demenza conclamata, e in questi casi si ha invece un impatto ecologico significativo, quindi una difficoltà anche nella gestione e nell'autonomia, nelle attività quotidiane. Che ruolo ha il medico di base in tutto ciò? Allora, secondo il PDTA, come potete notare, è proprio in cima alla lista delle figure professionali coinvolte nella gestione proprio di questo tipo di pazienti, insieme chiaramente a tutta una serie di figure professionali che coinvol sono coinvolte in questa presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale del paziente con demenza e anche della sua famiglia, perché come ben sappiamo è un tipo di problematica che coinvolge proprio tutta la famiglia, paziente e caregiver. La prima fase in cui il medico di base si inserisce è quella del sospetto diagnostico. Chiaramente il medico di base, come diceva prima la dottoressa Zocchi, è la prima figura a conoscenza della storia clinica del paziente, conosce spesso la famiglia, l'inquadramento sociale, le abitudini, e quindi sicuramente è un primo step assolutamente fondamentale per inquadrare in qualche modo, per avere il sentore che ci sia effettivamente un cambiamento nel soggetto. Diciamo che fino ad ora il ruolo del medico di medicina generale era più che altro un ruolo non solo di come dire, avere il sentore che qualcosa stia cambiando, no? Ma soprattutto di rendersi conto di quelli che possono essere i cambiamenti anche di natura cognitiva. Solitamente il primo sintomo d'esordio che il soggetto riferisce è il deficit di memoria. Nella maggior parte dei casi la memoria che primariamente viene coinvolta è quella anterograda, quindi quella che viene utilizzata per gli eventi recenti, no? Molti pazienti spesso dicono: ho iniziato a dimenticare cosa dovevo fare, ho iniziato a dimenticare la lista della spesa, eccetera. Spesso possono associarsi anche disturbi relativi alla concentrazione, all'attenzione, alla memoria di lavoro, la pensione alternata. Possono esserci anche problematiche relative al recupero lessicale, no? Non ricordo come si chiama quell'oggetto, non ricordo il nome della persona che ho incontrato ieri. Su un altro livello si pongono però anche degli d'attenzione, sono i cambiamenti legati al tumore, spesso una defessione o al contrario, una modificazione nel senso euforico, nel senso euforia, e anche, non meno rilevante, disturbi comportamentali. I più tipici sono appunto l'agitazione o l'apatia, l'irritabilità o addirittura la sospettosità rispetto al mondo esterno, all'ambiente esterno e anche proprio familiare delle volte. In ultimo, non meno rilevante, possono essere gli episodi di delirium, cioè dei disturbi acuti, improvvisi e reversibili dello stato cognitivo e del livello di coscienza. Tipicamente, però, lo sottolineo, uno dei primi sintomi è appunto quello strettamente legato alla memoria, che ricordiamo ancora una volta è principalmente di natura, cioè dominio della memoria anterograda, quindi legata ad eventi recenti. Cosa fa in questo caso il medico di medicina generale? Allora, fino ad ora, una volta che va davanti questo paziente, inviava, quindi aveva un sentore qualitativo di modificazione di una di queste aree che abbiamo appena raccontato,
e inviava al CDCD di riferimento o allo specialista territoriale. Quello che invece nel PDTA è auspicabile è che il medico di medicina generale possa valutare diversi indici. In primis è stato introdotto il concetto di fragilità col Primary Care Fragility Index, successivamente anche la valutazione di quelli che sono appunto l'impatto di quello che è l'impatto funzionale. Come dicevo prima, i pazienti con demenza conclamata spesso si hanno proprio si hanno diminuzione dell'efficienza. In delle attività che sono state sempre svolte fino a poco tempo prima. Quindi anche in questo caso un'analisi ulteriore della storia clinica e in ultimo, ma non importante, anche una quantificazione di quelli che possono essere appunto dei cittadini delle aree che abbiamo appena descritto. Andiamo un po' con ordine, cerchiamo di capire questi indici in cosa consistono. Allora, come primo ambito abbiamo citato la fragilità, è un concetto un po' diciamo innovativo rispetto al solito. Diciamo che questo è di recente pubblicazione, sono 25 domini, che vengono 25 indici che vengono presi in considerazione per delineare proprio un quadro di fragilità del soggetto che. Successivamente c'è l'analisi di quelli che sono i campi, i domini cognitivi, ok? Quindi qui presentiamo tre strumenti che vengono citati nel PDTA regionale e vanno un po' in ordine di, diciamo, complessità, tra virgolette. Vengono qui mostrati proprio a livello, diciamo, esplicati, cioè come degli esempi, ok? Chiaramente il fatto che vengano utilizzati richiede una formazione specifica, sono degli strumenti con cui bisogna prendere un po' di familiarità, e, per cui diciamo che però alla base c'è per tutti il fatto di quantificare perlomeno quelli che sono i domini principali. Questo è il PGCOG, lo strumento più semplice e rapido che viene citato dal PDTA, che indaga appunto l'orientamento temporale, la memoria, le funzioni spaziali e la pianificazione di. C'è poi il Mini Mental State Examination, che probabilmente molti di voi lo conosceranno perché è lo strumento più utilizzato in quest'ambito, è un po' l'indice, il parametro che viene utilizzato anche per quantificare il livello di decadimento e per valutare l'evoluzione del paziente nelle fasi, diciamo, della demenza. Le aree tematiche sono abbastanza simili, qui c'è una parte in più dedicata all'attenzione al calcolo, quindi alla memoria di lavoro, la ripetizione di frasi e i comandi, c'è una parte diciamo più specifica legata anche al linguaggio. L'ultimo strumento un po' più ricco è il MOCA. Qui c'è, diciamo, i domini sono trattati in modo un po' più variegato. C'è una parte visospaziale ed esecutiva, un pezzo del test, del making test, una prova di prassia costruttiva, pianificazione visospaziale, c'è una parte di denominazione, anche qui memoria, attenzione, il linguaggio viene inserito il domino dell'astrazione, che è più legato alla parte, diciamo, domino frontale. E anche qui c'è la parte di revocazione, quindi memoria anterograda e orientamento. Nella fase, diciamo, di sospetto diagnostico c'è anche tutta una parte relativa agli esami ematochimici, all'ECG e all'attacco encefalo, quelli che possono essere, diciamo, degli esami strumentali che possono essere in qualche modo utili a supportare o meno questo sospetto diagnostico. Una volta che il medico di medicina generale ha
sospetto concreto che il soggetto davanti a sé possa effettivamente avere un incremento cognitivo, a questo punto c'è l'invio al CDCT. Una parte molto molto importante è anche quella, una volta inviato al CDCD, il paziente fa tutta una serie di esami, di approfondimenti, viene fatta infine una diagnosi e poi nuovamente il medico di medicina generale si reinserisce all'interno dell'iter diagnostico con una presa in carico post-diagnosi, quindi diciamo la gestione della cronicità della Dai un'occhiata a diagnosi. queste immagini. Qui vengono citate appunto un controllo da un punto di vista anche terapeutico relativo a eventuali comorbidità, come per esempio lo stato, cioè le sintomatologie ansiosa e depressiva, eventuali disturbi del comportamento, e in accordo col CDCD, appunto c'è anche una serie di invii e il coordinamento per quanto riguarda ulteriori visite ed esami di approfondimento. Quindi, come avete potuto vedere, in realtà il medico di medicina generale ha un ruolo veramente rilevante, importante e continuativo all'interno di questo percorso diagnostico. Sin dalle prime fasi, nel momento in cui appunto nel studio compare il soggetto con questi deficit di memoria che ricordiamo essere principalmente deficit di memoria anterograda, quindi per eventi recenti, e fino a quando appunto non ritorna presso l'ambulatorio con una diagnosi e quindi una presa in carico per quanto riguarda invece la gestione della pubblicità. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Grazie mille di questa presentazione. Dunque, intanto, se ci sono delle domande, potete farle, potete cominciare a farle. Se ci fosse qualcosa già da chiedere alla dottoressa Rotondo. Io ti sì, sono, hai messo via la presentazione, volevo chiederti Sì. qualcosa di più a proposito della fragilità. Cioè, il medico di medicina generale invia, abbiamo detto che ha la possibilità di cogliere delle variazioni nel suo paziente che magari neanche parente riesce a cogliere, nel senso vedendolo a intervalli di tempo e non vedendolo continuativamente come lo vede il familiare. Quindi la fase della diagnosi, dati i tempi che abbiamo, dati anche il momento in cui stiamo vivendo, io non so, ci direte poi quali possono essere i tempi medi una prima visita, per esempio. Quindi forse potrebbe essere utile che qualcuno di questi test, se il medico è opportunamente formato, possa farli lui, e poi anche appunto questa cosa della valutazione, parlavamo anche prima con gli altri relatori, questa cosa della valutazione della fragilità può essere importante, insomma, per capire. Assolutamente. Parto dall'ultima osservazione sull'indice di fragilità. Sicuramente tiene conto di appunto quello di precedente pubblicazione in Italia, tiene conto di ben 25 indici di fragilità che sono di fatto dei fattori che possono in qualche modo delineare già un quadro, un profilo del paziente, no? Quindi se un paziente ha una significativa fragilità e anche un quadro di possibile decadimento cognitivo, sicuramente va gestito in un modo diverso rispetto che a rispetto a invece. Sicuramente è proprio un concetto innovativo che però ci permette di avere un'immagine più a 360 gradi di chi abbiamo davanti, no? Con tutte le comorbidità del caso e le sintomatologie annesse. Per quanto riguarda gli strumenti invece legati alla sfera cognitiva, sicuramente sarebbe opportuno, certo,
Come sottolineavi tu e come dicevo anche prima, sicuramente sono strumenti che chi ha familiarità nell'utilizzo trova estremamente comodi perché sono strumenti semplici che comunque ti danno un'indicazione generica chiaramente dello stato cognitivo. Poi ovviamente tutto va approfondito in una valutazione neuropsicologica completa, ma quello lo lasciamo fare a noi, se ci dici di no. Però assolutamente Minimental, Moca o il PG-COG sono strumenti che se acquisiti, se appresi, potrebbero risultare assolutamente molto utili. Anche secondo me per chi li somministra, per il medico di medicina generale potrebbe essere un approfondimento veramente significativo. Sì. Noi ne parleremo poi nel corso della serata e in particolare nell'ultimo intervento quando Grazia ci spiegherà bene, ma noi in fondo oggi siamo qui anche per quello, nel senso che noi impariamo tutte queste informazioni sicuramente e facciamo questo approfondimento sulla patologia, ma siamo qui anche proprio per cercare di spiegare questo progetto e per avere la sì, e per avere incentivare la partecipazione dei medici di medicina generale a questo progetto. Quindi, per esempio, l'imparare a maneggiare Questi questi strumenti. strumenti, questa sarà sicuramente una delle cose che dico. Una cosa che non ho detto prima, il progetto è finanziato dalla Fondazione Carico, quindi stiamo studiando come ordine proprio la modalità di reclutamento dei colleghi che vorranno partecipare. Noi abbiamo un numero di un'ottantina di colleghi, tecnicamente tra di medici di medicina generale da reclutare, da invogliare a far parte di questa squadra che prenderà in carico poi il paziente e il suo caregiver, e ci saranno comunque anche probabilmente un incentivo economico, cioè sono tutte cose ancora da definire. Ci sarà la possibilità di aderire faremo tanto, abbiamo tutte le nostre mail ci sarà la modalità di intervento, verrà spiegata successivamente e avremo una salve probabilmente. Vuoi fare solo questa spiegazione che ci dici tu? Sì, in realtà CDCD, sì, il CDCD è il centro proprio specializzato per diciamo, la presa in carico di disturbi cognitivi e le demenze. Sono i vecchi, diciamo, i vecchi centri UBA, per capirci, quindi si occupano proprio di demenza e disturbi cognitivi. Va bene, grazie. Passiamo alla Grazie. seconda relazione. Abbiamo il dottor Andrea Righi, che è dirigente medico nel servizio di malattie neurodegenerative del Policlinico di Milano. La relazione di Andrea, le terapie farmacologiche tra attualità Grazie, grazie della presentazione. Io vi dovrò parlare stasera di questo argomento, che è un argomento, come sapete, estremamente caldo, perché si sente parlare anche sulla stampa, oltre che sui giornali, sulla stampa scientifica, anche sulla stampa, quella più ordinaria. Per parlare di terapia, però, ho bisogno di fare qualche premessa e mi piace partire da qui. Mi piace partire da questa foto, che è la foto del laboratorio della clinica di Kremlin a Monaco, dove c'era il laboratorio del professor Alzheimer. E assieme a una serie di giovani, tra cui tre italiani, è stato il primo a descrivere la malattia di Alzheimer. In particolare, ci tengo a sottolineare che è stato proprio Gaetano Perusini, giovane italiano, a vedere per primo quello che caratterizza la malattia di Alzheimer e a disegnarlo sui suoi disegni. E cos'è che ha visto Perusini? Ha visto che nel cervello dei pazienti con la malattia di Alzheimer c'era il deposito di proteine patologiche che sappiamo oggi essere la proteina amiloide che forma tacche di amiloide e la proteina tau intracellulare che forma i grovigli di tau intracellulare. Queste sono proteine patologiche che si depositano nei neuroni e li danneggiano portando alla neurodegenerazione. E l'amiloide, oramai
Dopo anni si studia, si sa qual è il percorso che fa sì che si crei l'amiloide. Si parte da una proteina, che è la proteina PP, che viene tagliata in due punti diversi. Quando viene tagliata dalla secretasi alfa e dalla secretasi gamma, si ha un frammento solubile. Se invece viene tagliata dalla beta e dalla gamma, si ha il frammento di A-beta, che è un frammento insolubile e che va a depositarsi e a formare le placche di amiloide, che poi fanno partire tutta la cascata che dà il via poi alla deposizione di tau e alla neurodegenerazione. Bene, quello che ha visto Alzheimer è rimasto poi per lo più silente per anni, fino agli anni 80, quando sono stati definiti i primi criteri clinici per definire la malattia di Alzheimer. Erano dei criteri puramente clinici, cioè c'era il deficit cognitivo che permetteva di fare la definizione. Quello che è successo negli anni successivi, lo vedete in questa slide, tutti questi sono neuroscienziati internazionali che hanno descritto quelli che sono i biomarcatori, cioè dei parametri che si possono misurare e che ci possono dare delle indicazioni di quello che sta succedendo dal punto di vista biologico nel cervello del nostro paziente. Perciò quello che è successo negli ultimi 10 anni è stata una modifica dei criteri per la diagnosi di Alzheimer, passando da una diagnosi che era clinica negli anni 80 a una diagnosi che è biologica, basata sui biomarcatori biologici. E oggi ci sono vari strumenti. Questi sono già strumenti che vi faccio vedere in questa slide, che sono già entrati nella pratica clinica. Si va dai test neuropsicologici, la risonanza, la PET con il glucosio, a strumenti invece più avanzati, più biologici, che ci permettono di capire effettivamente qual è la proteina che si sta depositando. E sto parlando dell'analisi del liquor, della PET con l'amiloide, della tau PET e dei tergeli. Perciò oggi abbiamo vari strumenti che ci permettono di fare una diagnosi il più precisa possibile e soprattutto una diagnosi biologica che ci fa capire cosa sta succedendo all'interno della testa del nostro paziente. E questo vedete che sono gli strumenti che sono in studio oggi, fino a qui abbiamo gli strumenti già che sono nella pratica clinica, questi sono gli strumenti più sulla destra che stanno per arrivare. Perché la ricerca, uno dei filoni della ricerca, oltre a quello terapeutico che vedremo tra un attimo, è anche quello diagnostico, alla ricerca di nuovi biomarcatori, per poter far sì che si possa avere una diagnosi biologica e precisa il più presto possibile. E quello che si è già arrivati oggi alla descrizione di biomarcatori plasmatici, perciò dei biomarcatori che si possono dosare sul plasma, non sono ancora nella pratica clinica, siamo ancora a livello di ricerca, ma sono estremamente stabili e presto arriveranno nella pratica clinica e l'idea è in un futuro di arrivare addirittura a poter fare a livello di goccia di sangue una diagnosi di malattia di Alzheimer. Questo perché? Perché l'idea è che nel momento in cui ci saranno delle terapie, e dopo vedremo che verosimilmente qualcosa sta per succedere, si possa fare una diagnosi più precoce possibile e andare a selezionare a livello di popolazione generale quei pazienti effettivamente a rischio che possono arrivare tramite lo studio di tutti i biomarcatori, ad una diagnosi più precisa, possibile e precoce e a beneficiare di una terapia. Ebbene, e allora arriviamo nell'argomento proprio della serata, che è quello delle terapie per la malattia di Alzheimer. Beh, la prima terapia, io dico sempre che deve essere la diagnosi, perché ci sono delle demenze che sono reversibili e perciò se sbagliamo la diagnosi e non facciamo diagnosi di una demenza reversibile, facciamo guai. Questi sono due esempi. A sinistra vedete un idrocefalo normoteso e a destra vedete un ematoma sottodurale. Sono entrambe due demenze che con un banale intervento neurochirurgico diventano reversibili, spesso regrediscono e per anni possono, soprattutto il sottodurale, per anni possono non avere altri disturbi. Ma non sono le uniche, pensiamo alle OSAS, pensiamo a tanti altri elementi che possono portare a un deterioramento cognitivo e che sono. Perciò la prima cosa da fare è sicuramente una diagnosi precisa, per non mancare quelle che sono delle diagnosi, delle forme reversibili. Poi arriviamo alle terapie, che sono le terapie ordinarie, che sono quelle terapie oggi in commercio. Oggi abbiamo tre farmaci che sono inibitori delle colinesterasi e un farmaco che è un antagonista del recettore del glutammato. Sono quattro strumenti che si possono usare e si basano fondamentalmente su questa teoria. Noi sappiamo che una delle popolazioni neuronali che degenera nella nostra malattia di Alzheimer sono i nuclei basali di Meynert, che sono dei neuroni colinergici. Quando degenera il nucleo basale di Meynert, il neurone colinergico secerne meno acetilcolina. Cosa succede? Questo
Cosa possiamo fare? Noi possiamo andare a dare un inibitore delle colinesterasi, che è l'enzima che degrada l'acetilcolina. Perciò possiamo aumentare l'acetilcolina secreta dai nostri neuroni. Oppure possiamo andare a bloccare i neuroni glutamatergici che vanno a inibire il rilascio dell'acetilcolina. Perciò noi, lavorando con questi farmaci, che sono inibitore delle colinesterasi e un antagonista del glutammato, andiamo a far sì che l'acetilcolina nel nostro cervello, e in particolare in alcune aree, soprattutto nelle aree che sono deputate alla memoria, aumenti. Questo fa sì che questa è fondamentalmente una terapia sintomatica, cioè noi andiamo a compensare un deficit che è dovuto alla degenerazione di alcune popolazioni neuronali. Sono morti i neuroni colinergici, andiamo a far sì che i neuroni che restano secernano più acetilcolina. Facendo questo, con questa strategia andiamo a compensare il deficit di acetilcolina e a far sì che il deficit di memoria sia ridotto, sia più, l'evoluzione della patologia sia più ridotta. Però è una terapia sintomatica questa, non è una terapia eziologica, non andiamo a lavorare sulla causa. Sappiamo che questi quattro farmaci sono regolati da una nota AIFA 85 che serve a un piano terapeutico che viene stilato nel CDCD e poi il medico di base con il piano terapeutico può prescrivere questa terapia. Questa è la terapia che è stata introdotta negli anni 90. Dagli anni 90 ad oggi però non c'è stato nessun altro farmaco che è entrato in commercio. La terapia per la malattia di Alzheimer si è bloccata e siamo fermi agli anni 90. In realtà non è così, perché la ricerca ha lavorato tantissimo in questi anni. Questo, vedete, sono il prospetto della ricerca nella malattia di Alzheimer. Questo è aggiornato al 2022, sono fase 3, fase 1, fase 2 e fase 3, sono i vari trial di Alzheimer. Il farmaco deve fare il gioco dell'oca, passare dalla fase 1, fase 2 e fase 3. Se supera la fase 3, fa. Bene, negli ultimi 20-30 anni nessun farmaco è arrivato alla fase 3 e a superare la fase 3. Qua i farmaci sperimentati sono tanti. In questa slide vedete la catena di produzione dell'amiloide, perciò come abbiamo visto prima dell'APP, tutti i vari tagli dell'amiloide, e vedete che nei riquadri ci sono tutte le molecole che sono state sperimentate. E vedete chiaramente come ogni passaggio della sintesi di beta amiloide, perciò ogni passaggio molecolare è stato bersaglio di un farmaco. Ma purtroppo tutti i farmaci hanno fallito. Concentriamoci soprattutto sullo strumento che è stato quello più promettente, che sono i farmaci biologici. I farmaci biologici che vanno a lavorare sull'amiloide, cioè si è detto, come strategia che sembrava quella più vincente, facciamo sì che il nostro sistema immunitario vada a lavorare contro l'amiloide e vada ad asportare l'amiloide che si sta depositando. I primi lavori sono degli anni 90, è stata un'immunizzazione attiva. Questo è stato fatto nel topo. Il topo è stato immunizzato, questa era l'amiloide, la vedete qui a sinistra, a destra l'amiloide spariva. Perciò era estremamente promettente. Il problema è che quando si è sperimentato sull'uomo, lo studio è stato interrotto perché sono stati descritti diversi casi di meningoencefalite asettica. I pazienti peggioravano invece che Perciò si è passato da una ipotesi di immunizzazione attiva in cui io do l'antigene e faccio sì che il sistema immunitario produca gli anticorpi, a un'immunizzazione passiva, cioè la linea è stata quella del do direttamente gli anticorpi al nostro soggetto in maniera tale che vadano ad agire direttamente. Ed effettivamente questa è stata una strategia vincente, nel senso che andando a studiare i biomarcatori si è visto che questi anticorpi toglievano l'amiloide, cioè il soggetto faceva la PET per l'amiloide prima. Si davano gli anticorpi, la faceva dopo ed effettivamente l'amiloide spariva dal cervello. Comparivano anche degli effetti collaterali, che sono quelli che oggi si chiamano ARIA, Amyloid Related Imaging Abnormalities, e abbiamo iniziato a conoscere questi effetti collaterali. Ma soprattutto poi abbiamo iniziato a sperimentare con il trial di fase 3 queste terapie nella popolazione dei soggetti affetti malati di Alzheimer, per vedere se effettivamente funzionavano. E i risultati non sono stati promettenti. Qua vedete diversi, vi ho portato una carrellata di trial, Vapinezuma 2014 fallito, Solanezuma 2014 fallito, altro Solanezuma 2018 fallito anche questo. Allora proviamo a vedere, invece che andare a lavorare con gli anticorpi sull'amiloide, proviamo a lavorare sulla cascata dell'amiloide andando a lavorare sulle secretasi, ad inibire le secretasi che vi ho fatto vedere prima, con gli enzimi che tagliano la. Semagacesta 2013 fallito, Avagacesta 2015 fallito,
Verubecestat 2017, fallito. Insomma, arriviamo tra il 2017 e il 2018. Io uso sempre questa immagine che era Caporetto, esattamente a 100 anni dalla Caporetto, una disfatta per la terapia di Alzheimer, al punto che diverse aziende avevano deciso di togliere l'Alzheimer tra le pipeline di ricerca, cioè stava diventando una patologia. Però succede una cosa. 8 giugno del 2021, questo è Google Trends, andate a vedere la ricerca della parola Alzheimer in Google, vedete che c'è un picco l'8 giugno del 2021, perché il 7 giugno del 2021 la stampa nazionale e internazionale ha pubblicato una notizia che è rimbalzata per tutto il mondo. Dopo 20 anni di attesa, un farmaco per la malattia di Alzheimer. Effettivamente in quei giorni era uscita la notizia che aducanumab sembrava avere dato dei risultati positivi. Aducanumab aveva una storia un po' più lunga, nel 2016 era uscito il fase 2, perciò uno studio di sicurezza, no? Di efficacia, che aveva fatto vedere che il farmaco effettivamente non dava problemi di sicurezza e si intravedeva già in questo studio effettivamente l'efficacia. Questo aveva fatto sì che si partisse con due enormi trial, Emerge and Engage, a livello internazionale, in tutto 3.200 pazienti regolari. Il problema è che nel 2019 l'interim analysis, cioè quell'analisi che viene fatta durante lo studio per vedere se lo studio sta andando nel senso giusto, aveva dato uno stop perché sembrava che il farmaco non desse risultati. Dopo alcuni mesi, in realtà, a un congresso l'azienda ha rivisto i dati, ha rianalizzato i dati e ha detto: no, effettivamente stratificando in maniera diversa il farmaco si può funzionare. Ed effettivamente i dati rianalizzati avevano dato una significatività dell'efficacia di questi due trial. Al che l'azienda è andata a bussare all'FDA e l'FDA ha creato una commissione tecnica che si è espressa a sfavore di questo farmaco. Ma in realtà nel giugno del 2021 l'FDA ha comunque approvato la commercializzazione di aducanumab. Questo ha fatto sì che la stampa scientifica si scatenasse ed è stato anche un momento in cui c'è stato un grosso riverbero a livello internazionale di notizie a proposito della terapia sull'Alzheimer, perché molti neuroscienziati si erano esposti a favore, molti si erano esposti contrari, perché i dati statistici erano abbastanza deboli, però erano effettivamente statisticamente significativi, perciò c'erano posizioni divergenti. Cosa è successo? Che poi si è passati dalla parte di qua dell'oceano, perché dopo aver bussato l'FDA all'ente regolatorio americano, si è venuti a bussare all'ente regolatorio europeo. Il problema è che nel novembre del 2021 EMA dà un parere negativo sulla commercializzazione di aducanumab, perché non era convinta dei risultati dei trial. Quello che sembra un risultato negativo in realtà ha fatto sì che quella Caporetto che avevamo visto prima, quella pipeline che era spenta, che si stava togliendo l'Alzheimer dalle pipeline delle aziende farmaceutiche, fosse rinvigorita e nel 2022 vari farmaci sono stati ripresi in mano e sono stati rimessi in gioco. E che senso ha riprovare con altri anticorpi? Perché gli anticorpi sono diversi. Non è detto che se un anticorpo non funziona, gli altri non funzionino, perché gli anticorpi possono andare su vari punti, possono andare in vari punti della cascata, monomeri, oligomeri, protofibrille, fibrille, ma anche in vari punti della miloma. Perciò non è detto che se un anticorpo non funziona, anche gli altri non funzionano. Ed effettivamente due farmaci hanno dato dei risultati. Queste sono due pubblicazioni, le trovate, questo è lecanemab, che è un farmaco, che è un anticorpo monoclonale contro la miloide, che effettivamente ha dato dei risultati significativi ed è stato già approvato dall'FDA il 6 gennaio del 2023 e il 10 gennaio del 2023 si è bussati ad EMA e si sta approvando, aspettando l'approvazione, cioè il parere di EMA che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi. L'altro farmaco è donanemab che anch'esso, come vedete dalla pubblicazione, che questa del 2023, qualche mese dopo, ha dato dei risultati abbastanza sovrapponibili con un'efficacia, con una significatività statistica dei risultati. Perciò qualcosa si sta muovendo. Alcuni farmaci sembra che stiano dando dei risultati. Poi anche qui il mondo scientifico è diviso perché l'efficacia statistica non è detto che sia efficacia clinica.
E anche qui molti neuroscienziati sono scettici sull'effettiva efficacia nella pratica clinica di questi farmaci. Qual è il futuro? Il futuro è che però questi due risultati probabilmente porteranno a un ingresso in commercio di questi farmaci. Perciò da qui a un paio d'anni, verosimilmente, qualche strumento in più, e non strumento sintomatico, ma strumento eziologico che va a lavorare sulla causa di malattia, sull'amiloide, probabilmente l'avremo anche nella pratica clinica. Non penso che sarà la soluzione dell'Alzheimer, penso che è solo l'inizio, penso che come oggi per trattare un tumore si fa il profilo biologico e non si usa un solo farmaco, ma se ne mettono tanti, probabilmente sarà questo quello che dovrà succedere per la malattia di Alzheimer, non so quando ci arriveremo, però come vedete le linee di ricerca sono tante, questa qui, la prima nei vari anni, vedete 16, 17, 18, 20, sono le ricerche partite sull'amiloide, ma vedete che ci sono campi in estrema crescita. E in particolare c'è quello sull'infiammazione e sulla tau, che sono due altri grossi filoni di ricerca, perciò andare a lavorare sull'altra proteina, che si deposita, la proteina tau, e sulla neuroinfiammazione, che è un altro meccanismo che sembra essere principale nella malattia di Alzheimer. Perciò è possibile che nei prossimi anni altri strumenti emergano e possano essere delle risposte alla patologia. E intanto cosa dobbiamo fare come neurologi, ma anche come medici di base? Questo è un grafico muto, no? Se mi facessero vedere un grafico così e mi dicessero questo è un farmaco per l'Alzheimer, io sarei contentissimo. Penso che questa è una risposta fenomenale dal punto di vista statistico, ha una significatività forte ed è un andamento interessante. Questo non è un farmaco. Questo è lo studio Finger, che è uno studio fatto esclusivamente con la prevenzione. È stata arruolata una coorte di pazienti sani e è stato visto l'evoluzione in malattie di Alzheimer e è stato fatto un gruppo di controllo e un gruppo trattato. Trattato con la dieta, attività fisica, monitoraggio vascolare metabolico, attività sociali e training cognitivi. Il risultato è quello che vi ho fatto vedere, estremamente significativo. I pazienti che avevano un lifestyle sano, uno stile di vita corretto, avevano un'incidenza ridotta di malattie di Alzheimer. Perché? Perché effettivamente sembra che la prevenzione abbia un ruolo fondamentale. E la prevenzione cosa vuol dire? Beh, per prima cosa, da neurologo dico che la prima cosa da curare è il cuore, nel senso che dobbiamo lavorare sui fattori di rischio cardiovascolari, che poi di conseguenza sono anche cardiocerebrovascolari, e questo lo sappiamo bene, no? Perciò dieta, attività fisica, fumo, pressione, diabete, lo sappiamo benissimo, tutti questi fattori di rischio che conosciamo sul versante cardiocerebrovascolare. Ma è interessante che negli ultimi anni è uscito questo articolo su Lancet, che è molto bello, perché va a studiare proprio i fattori di rischio per la demenza e si vede come ci sono degli attori interessantissimi. Nella midlife, un fattore di rischio importante che ridurrebbe dell'8% la prevalenza di demenza se fosse trattato è la perdita di udito. Sono cose che effettivamente sono prevenibili su cui si può lavorare. Guardate qua, ve li elenco. Perdita di udito, traumi cranici, ipertensione, consumo di alcol, obesità. Questi nella midlife, perciò nell'età adulta. Nell'età anziana è fumo, depressione, isolamento sociale, inattività fisica, diabete e uno degli ultimi entrati, inquinamento. Perciò vedete che molti di questi sono fattori su cui si può lavorare, si deve lavorare. È fondamentale e sta cambiando, e anche questo è un campo di ricerca, perché guardate, questa qui era la campagna fatta dall'Associazione Internazionale per l'Alzheimer nel 2014, elencavano 5 fattori di rischio. Guardate nel 2020, i fattori di rischio su cui lavorare sono diventati 12. E ne stiamo scoprendo sempre di più. Ad esempio, qui non si parla di sonno, che probabilmente sarà uno dei protagonisti dei prossimi anni della prevenzione. Perciò questa è una cosa fondamentale, andare a lavorare sulla prevenzione. E a livello italiano, a livello internazionale e a livello italiano anche, si sta facendo tanto in questo senso, e si sta facendo tanto riconoscendo che il cervello è il punto di contatto tra due grossi mondi che fino a pochi anni fa erano separati, che erano quelli della neurologia e quello della psichiatria. Il mental health e il brain health erano due sfere separate.
ma si sta scoprendo che in realtà appoggiano lo stesso organo che è il cervello. Perciò andando a fare prevenzione sul cervello, andiamo a lavorare sulle patologie neurologiche, ma anche sulle patologie psichiatriche. E qui si sta facendo tanto, al punto che questo ve lo faccio vedere perché è molto interessante. È successo poche settimane fa, alla Camera dei Deputati è stato fatto questo congresso in cui politici, neurologi e psichiatri sono seduti allo stesso tavolo a parlare proprio di questo argomento. Il congresso si intitolava One Brain, One Health. Cioè, lavoriamo sulla prevenzione, sulla salute del cervello, perché lavorando sulla salute del cervello riusciamo a lavorare sulle malattie sia neurologiche che psichiatriche. E volevo chiudere con questa foto, che amo molto, questo è il congresso di Yalta, perché in mezzo vedete Roosevelt con la sua sigaretta in mano. Ma la cosa interessante è che in quegli anni non si è saputo, ma si è saputo anni successivi, e trovate anche la letteratura su internet. Negli anni 70 sono usciti degli articoli sui valori di pressione di Roosevelt durante la conferenza di Yalta. In questo momento Roosevelt aveva 260 su 150 di pressione. Roosevelt morirà 8 settimane dopo per un picco pressorio di 300 su 190 che gli causerà un'emorragia cerebrale. Perché faccio vedere questa immagine? Perché amo molto questa immagine? Perché negli anni 40 l'ipertensione era considerata invecchiamento. È vero. Era considerata invecchiamento, come noi consideriamo oggi la demenza. 180 E su per lui 80. essere lì con la sua sigaretta in mano a gestire le sorti del mondo era normale essere con 160 su 150, perché era parte del suo invecchiamento. E oggi sappiamo che non è così. Perché oggi l'ipertensione è una patologia, non è l'invecchiamento. E questo è un po' il modo in cui dobbiamo provare a guardare anche il nostro invecchiamento cerebrale. Non è l'invecchiamento, la malattia di Alzheimer non è un invecchiamento fisiologico, ma è una patologia. Dobbiamo trovare gli strumenti, riconoscerla, quando avremo gli strumenti e stiamo iniziando a vederne qualcuno, probabilmente anch'essa diventerà come l'ipertensione 60 anni fa. Grazie. Grazie, grazie davvero Andrea, molto, molto interessante, c'è un po' di speranza nel futuro, ma l'importante è che fare davvero quello che riusciamo, che dobbiamo fare adesso. Allora, ci sono delle domande dai partecipanti, si possono fare comunque alla fine le domande, penso possiamo pensarci, quindi. Grazie, Grazie. grazie davvero. E questa cosa dell'età, io mi ricordo che si diceva 100 più l'età. Della pressione. Ai miei tempi, quando io facevo medicina, c'erano le infermiere che mi dicevano: no, ma cosa importa, sono 180, ho 80 anni, quindi è normale che sia. C'era proprio questo modo di Ma è tuttora è ragionare. così, perché spesso quando uno Sì, tu chiede dici. ai pazienti che patologia ha? No, io sto bene. Poi hanno 15 farmaci antipertensivi in anamnesi. Perché Questo no? concetto è rimasto un po'. Va bene, grazie. Passiamo alla relazione successiva, la dottoressa Giulia Levi-Minzi, che è dirigente medico presso la neurologia del San Carlo San Borromeo, Carlo quindi Borromeo. cambiamo ospedale, e la dottoressa ci parlerà dell'impatto sociale delle demenze, prevenzione e ruolo del caregiver. Grazie, come si chiama? Cambia la diapositiva poi. Andando sul tasto Destro. destro, sì, se riesci a partire la presentazione, Grazie, questo qui. Sono Giulia Levi-Minzi, lavoro presso il San Carlo Borromeo come neurologa e seguo da moltissimi anni pazienti con decadimento cognitivo, pazienti che stanno numericamente aumentando sempre di più con l'invecchiamento della popolazione. L'Italia è il secondo paese più vecchio del mondo dopo il Giappone. Per cui si può capire come l'impatto di questa patologia è molto rilevante
persone sopra i 65 anni rappresentano il 24%, sopra gli 80 anni il 7,7%. In Europa le persone con iniziale decadimento cognitivo sono tra il 28 e il 45% della popolazione e hanno un'età compresa tra i 65 e gli 84 anni. In Italia abbiamo più di 4 milioni di anziani che superano gli 80 anni. Nell'arco dei 3 anni successivi al riscontro di iniziale decadimento cognitivo, una percentuale che va dal 29 al 47% di persone sviluppa una demenza conclamata. Quindi da un terzo alla metà circa dei soggetti con iniziale decadimento cognitivo sono a rischio di sviluppare una demenza conclamata nei 3 anni successivi. Quindi si può capire come la demenza abbia un impatto sociale estremamente importante, impatto sul sistema sanitario nazionale, sulla comunità, sulle famiglie. È importante valutare, come si diceva prima, i fattori di rischio, che sono delle variabili su cui si può intervenire in modo preventivo. La demenza è una delle principali cause di disabilità nei paesi industrializzati e modifica radicalmente la vita dei pazienti e anche dei familiari che devono seguire il paziente. È molto importante formulare una diagnosi che deve essere iniziale, disabilità e demenza conclamata il più precocemente possibile. È importante quindi effettuare una diagnosi precoce con dei criteri diagnostici definiti. La diagnosi prevede 3 fasi. La valutazione neurologica. È molto importante per quanto riguarda la valutazione neurologica che ci sia sia il paziente ma sia un familiare stretto, anche perché quando giungono in ambulatorio paziente e parente è importante sentire sia il paziente può essere il primo a essersi reso conto che c'è qualche cosa che non va nella quotidianità, come può essere problemi di memoria, problemi di attenzione, e il parente magari non se n'è reso ancora conto. Oppure viceversa, può succedere che sia il parente familiare che si rende conto che qualche cosa è cambiato nel proprio parente, è cambiato il tono dell'umore, è cambiata la memoria, è cambiata l'attenzione, la cura di sé, la cura per la propria casa e qualche cosa nella quotidianità. E magari il paziente non sembra rendersene conto. Per cui io invito sempre che alla prima valutazione ci sia sia il paziente stesso e sia un parente vicino. Quindi si passa a una batteria estesa di test neuropsicologici e quindi alla neuroimaging, che può essere a seconda dell'età del paziente, a seconda del grado di compromissione, un attacco encefalo, la risonanza encefalo. Meno frequentemente si usa la PET, che permette di valutare appunto il metabolismo cerebrale. Quindi si vede come ci sia un importante impatto del deficit cognitivo, è importante una pianificazione di servizi sanitari e sociali adeguati, interventi di diagnosi precoce, riabilitazione e trattamento per rallentare la compromissione cognitiva e favorire il più possibile il mantenimento dell'autonomia funzionale delle capacità residue. Riabilitazione, riabilitazione sia cognitiva, sia per quanto riguarda l'attività fisica, che è importante in questi pazienti, regole alimentari, e sono tutti momenti estremamente importanti. Questo per rallentare per quanto è più possibile il decadimento cognitivo e ridurre il carico di disabilità e quindi il peso assistenziale. Come dicevamo prima, sono importanti questi fattori che devono essere controllati come fattori di rischio, quindi monitorare la pressione arteriosa. Molto spesso capita di vedere in ambulatorio persone con ipertensione arteriosa non controllata, che quindi sottovalutano l'importanza di questa vera e propria patologia. Come
Come si diceva prima, incoraggiare l'utilizzo di apparecchi acustici per evitare l'isolamento del soggetto, isolamento che sicuramente fa peggiorare il quadro cognitivo del paziente, ridurre l'eccessiva esposizione a rumori, ridurre l'esposizione a inquinamento atmosferico, ridurre l'uso di fumo e tabacco, prevenire per quanto è possibile i traumi cerebrali, l'abuso di bevande alcoliche. Incoraggiare la scolarizzazione. Questo perché si è visto che soggetti con scolarità più elevata sono in grado di difendersi meglio quando cominciano a esserci i primi segni di decadimento cognitivo e quindi il peggioramento è più lento nel tempo. Stimolare il contatto sociale. Il paziente con iniziali segni di decadimento cognitivo che vengono isolati all'interno del proprio domicilio sicuramente hanno una progressione più rapida della patologia. Prevenire l'obesità, trattare tempestivamente e adeguatamente il diabete, importante l'attività fisica. Una corretta igiene del sonno. Si è visto che chi dorme poco e qualitativamente male va più facilmente incontro a decadimento cognitivo, trattare disturbi dell'umore e la depressione. Ci sono anche farmaci che sembra favoriscano il decadimento cognitivo, non è che non si debbano utilizzare, ma è meglio utilizzarli in quantità minori e nel più breve tempo possibile. Questi sono i farmaci anticolinergici. Le benzodiazepine, soprattutto quelle a medio vita lunga, sono più a rischio, quindi i farmaci triciclici e gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina che hanno effetti anticolinergici e gli antipsicotici che sembrano aumentare il rischio di morte per stroke, il delirio e peggiorano il decadimento cognitivo. Quindi, come si è visto, questi pazienti hanno un loro caregiver che si occupa di loro. Il profilo del caregiver sono nel 76,6% sono donne, 23,4% uomini. La durata media del periodo di lavoro del caregiver è tra i 3 e i 15 anni, che è la durata della patologia. La fascia di età compresa è tra 46 e 60 anni. Sono soprattutto i figli. E soprattutto le figlie che si occupano di questi pazienti e che sono i caregiver. Hanno un numero di ore giornaliere molto forte di assistenza diretta per l'igiene, per la preparazione e somministrazione dei pasti e per dispensazione dei farmaci. Sono pazienti che non sono più in grado e non sono più autonomi nell'assunzione dei farmaci. La sorveglianza del paziente che non si faccia male. Estremamente importante. Coinvolgimento del caregiver sul piano pratico organizzativo e per la gestione del malato emotivo. E spesso il caregiver va incontro a problemi di salute, insonnia, stanchezza, difficoltà di tipo emotivo, ansia, depressione, problemi di relazione, anche perché quando si occupano a tempo pieno del paziente, hanno poco tempo per se stessi, per cui vanno incontro isolamento sociale, riduzione di tempo da dedicare a se stessi e ai propri familiari e quindi cominciano i grossi problemi, problemi di destabilizzazione, perché i caregiver hanno una loro famiglia, i loro figli e hanno meno tempo da dedicare a loro, stanchezza, problemi economici, perché comunque hanno magari meno tempo, meno possibilità di lavoro, essi stessi, magari si devono ritirare dal loro posto di lavoro per occuparsi del familiare e quindi decisioni da prendere di tipo gestionale sempre più difficili. Quindi è importante che il caregiver sia formato, che abbia una buona conoscenza della malattia, che sappia qual è l'evoluzione della malattia. E eventuali disturbi comportamentali del paziente che possono comparire nell'arco della malattia, è importante che il caregiver stesso elabori la malattia del familiare, che riesca a organizzare la propria vita, la
l'organizzazione di tutta la famiglia e che sappia quando e come sia importante pensare a degli aiuti domestici esterni e che sappia gestire i costi economici ed emotivi. Quindi non è sempre facile ricorrere ad aiuti esterni. I badanti spesso sono di difficile scelta, molto spesso il paziente stesso rifiuta un aiuto esterno perché vuole accanto a sé solo e solamente il familiare, familiare che da solo alla fine non ce la può fare, e il caregiver quindi va incontro a stress per la difficoltà di scelta della persona adatta, perché esso stesso ha sentimenti di colpa, di inadeguatezza, perché vede che non ce la può fare da solo. Quindi è molto importante che il caregiver, in qualche modo venga affiancato e venga supportato durante tutto il percorso della malattia. Grazie. Grazie. Grazie mille, Giulia. Un dubbio a proposito dell'uso dei Sì. farmaci, perché capita anche l'abbiamo dicevamo prima, nelle fasi iniziali di usare Certo. dover usare, per esempio, gli antidepressivi, sono ormai Sì. farmaci maneggevoli che usiamo tutti, ci sono poi dei pazienti che li prendono per tutta la vita, quindi Purtroppo quando sono è necessari una. si usano e ci sono alcuni farmaci che sono più indicati rispetto ad altri, che hanno quindi meno rischio, e purtroppo questo sono dati, e pazienti psichiatrici che sono psichiatrici da molti anni, si è visto che sia sembra per la patologia stessa, sia per l'uso di farmaci, vanno incontro più facilmente a decadimento cognitivo. Questo purtroppo è un dato di fatto. E tra l'altro questo poi diventa un problema enorme perché Sì, la gestione di questi pazienti diventa, certo. non sono pazienti che poi non sono più nessuno, questi tra Esatto, l'altro. perché sì. E invece gli SSRI sono usati in Sì, una quantità incredibile sono in questa alcuni che sono fase. più indicati, tipo la sertralina, che sembrano avere effetti anticolinergici minori. Una domanda avevi qualcosa una domanda dal pubblico. Da un punto di vista di sanità pubblica, è problematico anche il costo di questi farmaci attuali e futuri, perché nel mondo reale, a fronte di minimi effetti clinici, consumano gran parte delle risorse che andrebbero investite in prevenzione e assistenza. Qual è il parere dei relatori di entrambi? Non so, vedete come, ma pensate. Secondo me bisogna fare una scelta dei farmaci, una scelta sia del farmaco sia del paziente a cui è destinato. Infatti si cerca di essere selettivi, non di darli a tutti sempre, perché certo che il costo esiste. Sì, io Risposto. rispondo anch'io a entrambe le domande. Allora, quella sugli SSRI assolutamente sono d'accordo. Bisogna scegliere quelli meno anticolinergici di tutti, perché lì il problema è andare sull'acetilcolina, che ovviamente, essendo il neurotrasmettitore principe nella memoria, se è anticolinergico. Un altro antidepressivo che mi viene in mente che funziona bene è la vortioxetina, si sta usando parecchio. Quello addirittura non è anticolinergico, ma è colinergico. Ciò ha un po' di Scusa, cognitive enhance. Ecco, no, questo è il farmaco che si usa, che dicevi è la adesso, vortioxetina, oltre al sertralina. che io per esempio non so cosa sia. È una molecola nuova e effettivamente anche quello tra gli antidepressivi sembra avere una buona efficacia nei pazienti con declino cognitivo. Invece sulla domanda, quella più C'era sull'utilizzo dei un'altra domanda sulle farmaci, fasi iniziali. sull'utilizzo dei farmaci I e i costi. costi. Allora, giustamente bisogna essere selettivi. Io penso che questi farmaci, soprattutto quelli nuovi che arriveranno, non saranno per tutti. Dovranno essere solo per le fasi iniziali, solo nei pazienti che hanno l'amiloide,
Perciò bisognerà essere molto selettivi e andare su una popolazione ben precisa. Ci sono dei modelli però interessanti, non vi ho fatto vedere la slide, ma ci sono dei lavori pubblicati. Adesso a memoria vado su un lavoro che diceva che se dovessimo anche solo posticipare di un anno l'esordio di malattia, di demenza a livello generale, nel 2050 avremo 9 milioni in meno di dementi. Perciò io spero che un giorno si arriverà a bloccare proprio la patologia, ma anche semplicemente rallentarla può avere un impatto effettivo sulla prevalenza di malattia e sull'impatto che ha questa malattia nell'autonomia dei pazienti. Il vero problema è che attualmente il carico di questi pazienti non è sul sistema sanitario, perché la parte delle terapie e poi tutto il resto della gestione, badanti, RSA, via dicendo, spesso è a carico dei caregiver. Perciò sicuramente non ci sarà un risparmio da parte del sistema sanitario su quello, però sicuramente riuscire ad avere una patologia che è più lenta o che esordisce più tardi sicuramente ha un vantaggio economico. Però anche lì bisogna essere selettivi, cioè non possiamo pensare che domani abbiamo un farmaco contro l'amiloide e allora a tutti i pazienti con l'Alzheimer diamo questo farmaco, perché sicuramente non funzionerà. Non sarà possibile, certo. Allora, una domanda: esistono integratori per la prevenzione? Allora, sì, esistono degli integratori che vanno prevalentemente sulla colina, però la prevenzione fondamentalmente si fa con lo stile di vita. Stanno uscendo dei lavori, però anche lì è molto povera la letteratura e ci sono poche evidenze, però è un campo, anche quello in estremo sviluppo, sui probiotici. Perché verosimilmente qualcosa si troverà in quell'ambito lì che può avere ruolo. Tu sei molto corretto, e un collega suggerisce che il prendere di cui parlavi prima, Sì, nel senso che tu non hai citato il no, nome il nome commerciale commerciale, non l'ho detto, ho detto ma principio attivo. io adesso ho capito che farmaco è. Un'altra domanda: il trazodone nei disturbi comportamentali gravi? Allora, trazodone. Allora, io non so, poi do la parola anche a te, così ci dai anche il tuo parere. Io lo uso spesso. Allora, il vantaggio del trazodone è che è un ottimo farmaco sui disturbi comportamentali, è un ottimo farmaco che regolarizza anche il ciclo sonno-veglia, è un ottimo farmaco perché non è antidopaminergico, è poco antidopaminergico, anzi non è antidopaminergico, perciò non potenzionizza. Io lo uso tantissimo nelle sundowning syndrome, cioè nelle agitazioni, quelle del crepuscolo, lì è un'ottima molecola e funziona molto bene. Lo uso tanto anche nelle corpi di Lewy, ad esempio, che ovviamente hanno l'ipersensibilità ai neurolettici e il trazodone è una buona alternativa. Sì, d'accordo, sì, certo. Va bene. Allora, siamo incredibilmente in orario. Se non abbiamo altre domande, sembra di no. L'ultima relazione, finalmente ci grazia, Macchierando, che è il direttore del direttore e la responsabile della gestione e sviluppo di Piccolo Principe, la società cooperativa sociale Onlus, che, come dicevo prima, è capofila di questo progetto e da cui è partita tutta l'idea iniziale. Allora, il progetto Cure Plurime e il ruolo del medico di famiglia, una sperimentazione di dialogo tra il sistema sanitario e il sistema sociale. Buonasera a tutti. Allora, questi sono i partner, chi lavorerà in questo progetto, che appunto è stato finanziato da Fondazione Cariplo su un bando dedicato all'invecchiamento, che si chiama Welfare in Aging, e i partner sono l'Ordine dei Medici di Milano, l'Università di Pavia, la Fondazione Cagranda, Ospedale Maggiore Policlinico. Non abbiamo ancora il logo dell'Ospedale San Carlo, ma arriverà, e comunque il nostro partner. Infatti c'è un rettangolo vuoto che aspetta il logo. E questo, quindi, questi partner sono partner di ricerca, o comunque che fanno parte ovviamente dell'ambito sanitario, ma insieme a loro ci sono degli altri partner che invece
sono più legati a un ambito sociale che sono associazioni cooperative. Piccolo Principe è una cooperativa e c'è anche la cooperativa Eureka. E poi ci sono due associazioni che hanno un nome simile. Una è l'associazione Incerchio, che si occupa prevalentemente di questioni legislative, giuridiche, e l'altra è l'associazione Il Cerchio Fare Assieme, che è, come dire, un partner tecnico perché ci siamo ispirati al metodo che loro hanno usato a Trento nel Dipartimento di Salute Mentale. Allora, da quali bisogni siamo partiti? Come mai abbiamo proposto questo progetto e come mai probabilmente è stato apprezzato? Perché il tema è riuscire a accompagnare in un lungo percorso le persone con decadimento cognitivo e poi demenza e i caregiver, che sono i familiari che se ne occupano. Questa patologia dura tanti anni, nell'arco di questi anni ci sono dei cambiamenti, le terapie farmacologiche possono rallentare la progressione della malattia, ma è una malattia che varia nel tempo e solo, abbiamo visto anche nelle relazioni precedenti, solo la parte sanitaria riesce a fare molto, ma alla persona con demenza e al suo familiare serve anche mantenere viva l'integrazione sociale, quindi continuare a avere una vita sociale, evitare l'isolamento e poter avere a disposizione una serie di attività presenti sul territorio. Allora, la strategia migliore è quella di riuscire a integrare in un approccio sistemico l'ambito sanitario, l'ambito sociale e l'ambito della vita quotidiana. Quindi, per far questo, abbiamo voluto avere collaborazione da parte di enti di settori diversi con competenze diverse proprio per mettere in atto praticamente questo approccio sistemico. Inoltre, la demenza è una malattia fortemente diversificata che necessita di percorsi di cura personalizzati e diversificati, per cui che siano capaci di tenere conto della specificità della situazione, che dipende non soltanto da fattori di carattere sanitario, ma anche dipende dal contesto sociale, dal contesto familiare, dal rapporto che la persona malata ha con il caregiver che se ne prende cura. Quindi tantissime variabili di cui è necessario tenere conto. Allora, per tener conto di tutto questo, è indispensabile inserirsi in una dimensione di multiprofessionalità e quindi fare in modo che professionisti diversi collaborino tra di loro in modo tale da poter dare una risposta qualificata e specializzata, ma una risposta costruita insieme e che sappia tenere conto di una dimensione temporale del presente, da dove parte la diagnosi, il percorso, ma che abbia anche una visione sul futuro per poter pianificare, programmare, informare anche di quello che potrebbe accadere e mettere nelle condizioni le persone di immaginare le scelte che vorrebbero che venissero fatte. E quindi abbiamo definito obiettivi che riguardano la reale attivazione di una collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema sociale, in modo tale che si arrivi a una concreta, costruzione condivisa del percorso di cura. C'è l'obiettivo di avvicinare, il beneficiario e i servizi a cui il beneficiario si può rivolgere, quindi di superare un gap di lontananza e di facilitare
il dialogo, lo scambio in termini di richieste, bisogni, chiarimenti e comprensione da parte del beneficiario nei confronti dei servizi sia sanitari che sociali, e infine un obiettivo di benessere di tutto il sistema di cura. Abbiamo visto come la persona con demenza gli si trasformi la vita e che cambia completamente e quindi è sicuramente soggetto a cura, ma abbiamo anche visto come il caregiver formale abbia un carico molto rilevante per poter assistere quotidianamente la persona che ha una demenza, ma anche i professionisti che sono coinvolti, sia i professionisti sanitari che i professionisti sociali, hanno spesso condizioni di lavoro stressanti, a volte non completamente soddisfacenti, e abbiamo una questione di tempo che a volte non è adeguato al carico di lavoro. E quindi abbiamo cercato di considerare l'aspetto del benessere declinato in tutti i soggetti coinvolti in questo progetto. I percorsi di cura condivisi sono una metodologia che abbiamo conosciuto e abbiamo preso in prestito dal Dipartimento di Salute Mentale di Trento, dove a partire da un'idea del dottor Morosini e con la collaborazione del dottor De Stefani, hanno messo a punto e sperimentato un metodo che si basa sulla coproduzione, ossia sul fatto che si crea il percorso insieme, sul fare assieme, ossia che il percorso si realizzi insieme, nel senso che ogni soggetto coinvolto nel percorso ha un compito da svolgere e quindi un impegno da prendere, sull'automutuo aiuto. Sia per i caregiver, conosciamo bene i gruppi di automutuo aiuto, ma anche sull'automutuo aiuto del sistema stesso e sull'intervento di rete, che vuol dire il fatto di costruire dei legami che permettano delle collaborazioni basate su un flusso reciproco di informazioni e scambio comunicativo. Allora, questo metodo ha avuto delle evidenze, è stato pubblicato la sperimentazione di questo metodo dalla ricerca realizzata dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e da GENAS, e ha avuto dei riscontri significativi. Nella provincia di Trento, il Dipartimento di Salute Mentale ormai lo usa come pratica consolidata. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato il nostro progetto quest'autunno e fino a febbraio ci siamo particolarmente impegnati nell'adattamento della metodologia del Dipartimento di Salute Mentale di Trento rispetto alla specificità del nostro progetto. Perché? Perché non possiamo non tenere conto del fatto che si tratti di patologie diverse, che hanno qualche aspetto in comune, ma che hanno delle specificità e delle differenze significative. Abbiamo voluto tenere conto della presenza di differenti ambiti sanitari. Questo progetto prevede il coinvolgimento dei medici di famiglia, dei medici ospedalieri e dei medici ambulatoriali, e quindi era importante riuscire a declinare per le diverse specificità professionali. E avevamo anche un contesto regionale diverso, la sanità dipende dalle regioni, e quindi dovevamo tenere conto che il Trentino Alto Adige è una regione diversa dalla regione Lombardia, e inoltre la differenza demografiche del target. Se parliamo di salute mentale, parliamo di un target significativamente diverso di quello che delle persone che hanno demenza. E quindi abbiamo fatto questo adattamento e abbiamo messo a punto il protocollo per la sperimentazione del percorso di cura di condivisa nel decadimento cognitivo, ispirandoci al protocollo usato dal Dipartimento di Salute Mentale di Trento
per la salute, per le persone che hanno problemi di salute mentale, e qui abbiamo avuto veramente una grandissima collaborazione da parte dell'Associazione Cerchio Fare Assieme di Trento e di alcuni dipendenti del Dipartimento di Salute Mentale. E quindi siamo arrivati a realizzare questo adattamento e abbiamo questo protocollo operativo definito. Come è organizzato il protocollo operativo? È organizzato su un livello informativo per i professionisti, che vuole andare a recuperare una serie di informazioni legate agli aspetti sanitari e legate agli aspetti sociali e della vita quotidiana, in modo tale da superare la parcellizzazione e la frammentazione e da riuscire a costruire un quadro, il più possibile, un quadro d'insieme della situazione. E quindi arrivare a avere delle informazioni che possano dare una visione integrata degli aspetti sanitari, della diagnosi clinica e delle terapie farmacologiche, ma dall'altra parte anche degli aspetti sociali, e quindi di quali sono i dispositivi sociali che possono essere usati e se vengono usati, e di qual è la rete intorno al paziente e al caregiver. E sempre dal punto di vista informativo, poter seguire l'iter di quella situazione con un aggiornamento che possa appunto tenere traccia dell'evoluzione, tenere traccia dei cambiamenti e tenere traccia anche dei risultati che le operazioni che vengono fatte riescono a produrre. Un altro aspetto fondamentale del protocollo è la parte della consapevolezza. La parte della consapevolezza è una parte relativa in particolar modo al paziente e al caregiver, ed è una parte che a volte non riesce a essere sufficientemente curata, ma che è di fondamentale importanza, a partire dalla comprensione della situazione, quindi della comprensione della malattia e di quello che la malattia comporta, sia da parte del paziente che da parte del caregiver, e dall'altra parte però essere capaci di riconoscere le potenzialità e i limiti dell'ambiente in cui vivono il paziente e il caregiver, per poter da una parte contenere i limiti e cercare di superarli, e dall'altra parte valorizzare le potenzialità. Infine, la consapevolezza della temporalità della malattia e quindi della situazione presente, ma anche della prospettiva. Il fatto che il paziente e il caregiver conoscano i segnali di peggioramento è un aspetto davvero molto importante per poter affrontare nella migliore maniera possibile l'iter che questa malattia porta con sé. E infine, il protocollo ci permette di accompagnare nel tempo, perché il livello di consapevolezza definisce da dove parte il percorso di cura condivisa, ma attraverso il protocollo lo seguiamo nella sua evoluzione. Chi saranno i beneficiari del nostro progetto? Saranno persone con decadimento cognitivo che abbiano un mini mental superiore a 16, con un INSEE il più possibile preservato, e abbiamo escluso il deterioramento da patologia psichiatrica, ma saranno i beneficiari anche dei caregiver informali. Fondamentalmente noi lavoreremo con la diade, con la coppia, persona con decadimento e demenza e il caregiver. Le condizioni d'accesso sono quelle che conosca bene le finalità della metodologia del progetto e dimostri un interesse alla partecipazione. I percorsi di cura condivisa inizieranno a essere sperimentati da giugno 2024 e avremo tempo fino a febbraio 2026, e in questo lasso temporale vorremmo realizzare 240 percorsi, quindi
accompagnare 240 situazioni. Com'è costituita la nostra equipe multiprofessionale? È costituita da i tre soggetti di cui ho parlato fino adesso, quindi l'ambito sanitario, per cui i medici di famiglia, i medici ospedalieri e i medici ambulatoriali, parliamo di neurologi, geriatri e neuropsicologi, l'ambito sociale, dove la figura del CESO, del care manager sociale, è la figura che cerca di essere da ponte, intessere il percorso di cura condiviso e sarà uno psicologo, un assistente sociale, un educatore. E poi c'è una figura che proviene dalla società civile, che è la figura del garante. Il garante è un volontario. Stiamo in questo momento iniziando a selezionare questi volontari che stiamo cercando tra persone che conoscano questo tipo di patologia, perché l'hanno vissuta in famiglia, perché se ne sono interessati, quindi che abbiano già un minimo di informazione di base, ma poi riceveranno una formazione specifica e loro svolgeranno un ruolo nella partecipazione alla creazione e poi alla messa in pratica del percorso di cura condivisa per facilitare il reciproco ascolto e garantire un confronto paritario. Nell'esperienza di Trento, la figura del garante è stata una figura molto importante per far funzionare il percorso di cura condiviso. Quali sono i nostri prossimi passi? Nei mesi di aprile e di maggio ci occuperemo della raccolta di adesione da parte dei medici di famiglia e dei medici ambulatoriali interessati alla sperimentazione dei percorsi di cura condivisi. Successivamente all'adesione realizzeremo una formazione specifica per i professionisti, quindi sia per i professionisti dell'ambito sanitario che per i professionisti dell'ambito sociale. Contemporaneamente stiamo appunto raccogliendo le adesioni dei volontari che sono interessati a assumere il ruolo dei garanti e di conseguenza faremo la formazione al ruolo del garante. E poi da giugno inizieremo la sperimentazione del percorso di cura condivisa. Questo è il volantino che abbiamo creato per reperire i volontari che siano interessati a fare i garanti, però come voi potete vedere, una parte è una parte di attività seminariale rivolta ai cittadini in generale, perché questo progetto ha un'intenzione informativa e di generale cultura nella popolazione, a prescindere poi dalla realizzazione dell'intervento concreto sulle persone che sono già malate. E quindi c'è anche tutta una parte divulgativa che fa parte di questo progetto. Grazie. Bene, abbiamo finalmente parlato bene del progetto. C'era anche una domanda, ma credo che sia stata già data la risposta, che solo il medico di medicina generale può inviare pazienti a questo progetto e quindi abbiamo Allora, in potuto realtà inviare. no, in realtà no. Le finestre d'accesso al progetto sono tutti e tre i medici. Il medico di medicina generale, il medico ambulatoriale e il neurologo. Nel senso che la finestra di accesso al progetto è colui intorno al quale verrà costruita l'equipe che si occuperà del percorso di cura condivisa. Quindi, se è il medico di famiglia, vorrà dire che attraverso il medico di famiglia sarà possibile coinvolgere il medico specialista, ospedaliero, il neurologo, il medico ambulatoriale, il case manager e il garante intorno appunto al malato e il caregiver. Viceversa, se si parte da un medico ambulatoriale, sarà da lui che parte, ma poi prevede il coinvolgimento di tutti gli altri soggetti. Per questo, per noi è molto importante la partecipazione alla formazione per i medici, perché
Potrebbe anche accadere che se il percorso parte da un medico di famiglia e la persona con demenza è già in carico a un neurologo, ma il neurologo non abbia mai sentito parlare del progetto Cure Plurime e del percorso di cure condivise, non è detto che poi il neurologo riusciamo a convincerlo a collaborare fattivamente con noi. Per cui, più riusciamo in questa fase iniziale a diffondere la conoscenza di questo progetto e una formazione specifica per poterne fare parte, più, sarà facile poi mettere in piedi, l'attività del percorso di cura condivisa e l'uso del protocollo operativo. Perfetto, quindi il percorso di cura condiviso può partire per esempio anche dal neurologo che ha già in carico quel paziente, che coinvolgerà il medico di famiglia successivamente e tutte le altre figure di cui abbiamo parlato. Questo è un meraviglioso esempio di quella collaborazione, di quell'integrazione ospedale-territorio, di cui tutti parlano, ma che in realtà non è così facile da attuare. Non ci sono in questo momento altre domande. Chiederei io a Andrea, per esempio, di fare un esempio pratico proprio di quello che potrebbe essere allora, io sono il medico. E ti segnalo mando al tuo servizio non so se la regia ci consente di, grazie, per se devi poi parlare anche tu. Quindi io sono il medico Andrea, ma naturalmente anche a Giulia può risponderci. Io ti segnalo un mio paziente che noto ha dei problemi. Quindi tutta la parte di cui parlava la dottoressa Rotondo all'inizio, quindi cercare di capire a che punto te lo invio, quindi saltiamo tutta questa prima parte, quindi che sia io medico che lo curo, oppure che io lo invia una neurologia, a te se ci sono i tempi, non lo so, perché il problema grosso è anche quello dei tempi d'attesa per i primi accertamenti. Quindi ti arriva un paziente che già tu sapresti come trattare in questo momento. Ti arriva con il caregiver. Quale può essere la proposta che tu Nella puoi logica fare dei percorsi nella di logica dei cura. percorsi di cura? Cioè, proprio per spiegare meglio Sì. ai colleghi che cosa Perché a cerchiamo, che quel stiamo punto, cercando di allora, fare. come diceva Grazia, cioè dipende, la finestra di apertura sul progetto può essere variabile, nel senso, può essere tu medico di base che fai parte del progetto e già proponi questa cosa, perciò a quel punto viene da me il paziente con già l'idea di partecipare a questo percorso di cura condiviso, oppure se il medico di base in questo caso non conosce il progetto, potrei essere io a proporre Che direttamente quel paziente. che quel paziente possa entrare nel progetto cercando di coinvolgere il medico di base. Questo vuol dire che poi partirà questo lavoro di creazione di rete con caregiver, con il garante, tentativo di coinvolgere il medico di base e creazione di vari momenti di lavoro assieme per impostare il percorso di cura condiviso con il malato. È il lavoro di gruppo che sicuramente farà la parte principale di questo progetto. L'importante dei tre settori che ha sottolineato Grazia è che ci sia un membro di uno di questi tre settori. Perciò nel caso del primo settore, quello sanitario, ci deve essere almeno un sanitario, nel senso che se il paziente è in carico al policlinico e gli propongo io il progetto, ovviamente io come neurologia, come neurologi del policlinico, entreremo nel progetto e cercheremo di coinvolgere il medico di base. Il medico di base ci sta benissimo, avremo due sanitari all'interno e si creerà una rete ancora più forte. Se il medico di base non decide di partecipare, comunque il progetto si potrà fare perché ci sarà un neurologo. Lo stesso vale per un neurologo del territorio che coinvolgerà un paziente che non è in carico al Policlinico o al San Carlo, e ovviamente non è detto che il neurologo all'ospedale possa voler partecipare.
a questo progetto. L'idea è che ci sia un sanitario, un Certo. membro della parte sociale e un membro della parte del garante. Questo è l'idea che ci siamo fatti e che sarà quella che metteremo in pratica nei prossimi mesi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa. Certo. Grazie, Grazie. vuoi aggiungere qualcosa Volevi su questo? beh, facciamo allora, questo è quello che dicevamo, no? I colleghi che sono collegati, ma non necessariamente. Tra l'altro, credo che ci siano collegati anche degli specialisti ambulatoriali e quindi anche a loro la modalità poi di attivazione della cosa può essere già un paziente anche in carico a loro, in questo paziente che conoscono loro, che seguono già loro. I medici, tutti i medici che sono collegati questa sera riceveranno Vuoi spiegare della sì, che saranno avvisati della possibilità di poter aderire. Potranno essere però anche dei medici, non necessariamente, e quindi questi verranno sicuramente conformati, come ci spiegava Grazia. Sì, volevo aggiungere una cosa che di cui Assolutamente. non ho parlato, ma che credo sia molto importante. La cosa che volevo aggiungere è che l'Università di Pavia ha un compito specifico, davvero prezioso, perché noi verrà fatto uno studio. Tra l'altro, la direttrice Lini, che si era collegata, per problemi non ha potuto essere presente stasera, ma Sì, lei. però volevo un po' anche rappresentare questa parte del progetto perché è una parte molto significativa, nel senso che lo studio è uno studio assolutamente fondato. L'abbiamo sottoposto ai comitati etici, per cui lo facciamo con tutti i crismi perché vogliamo avere dei dati alla fine di questo progetto e vogliamo riuscire a dimostrare, nel caso in cui funzioni, che cosa effettivamente funziona di questo percorso e se ci sono delle criticità andare a individuare per capire eventualmente anche come migliorare il percorso. Stiamo Stiamo facendo, ci stiamo organizzando, riorganizzando. attrezzando per essere tutti presenti. Allora, mi metto qua io e voi rispondete. Io farò le domande. Scusami, grazie, finisci. No, no, Sì. ho detto quello che dovevo dire. Secondo me potrebbe darci proprio nella direzione che diceva Andrea, il fatto che nei prossimi anni arriveranno altri farmaci, ma se oltre ai farmaci abbiamo una metodologia di lavoro che funziona, è altrettanto importante per riuscire a prevenire o a rallentare il decadimento. Soprattutto l'importanza di coinvolgere figure come purtroppo fino ad ora viene fatto, ma non nella giusta misura. Probabilmente con questo tipo di approccio sicuramente avrà un'importanza e anche un tipo di come dire, trattamento, tra virgolette, diverso, di attenzione diversa, che merita. Abbiamo ripetuto più volte, come è noto, il caregiver si fa carico veramente di uno stress notevole sia gestionale che emotivo, che psicologico, per cui assolutamente questo è da tenere in considerazione poi nella gestione globale del paziente. Forse finalmente riusciremo a dare importanza anche a questo. Sì, questo come diceva, non mi ricordo, forse tu,
che servirà a fare sicuramente a migliorare e ad aumentare il benessere del paziente, ma credo che anche gli operatori Ah, sì. avranno sicuramente un vantaggio dal fatto che Gli operatori come caregiver, gli dici? operatori, Sì. anche l'operatore sanitario, Sì, anche il gli medico, operatori, anche sì. sarà molto più No, è fondamentale. facile Anche per tutti. perché purtroppo capita di vederli in ambulatorio a volte che arrivano da soli. E quindi, come dicevo prima, non va bene né all'inizio né in nessun momento del percorso, dove è importante avere anche la presenza del caregiver che può testimoniare quale sia, come sia il paziente nella quotidianità. Certo. Allora, un'altra domanda. Sono coinvolti anche CTCD geriatrici o solo neurologici? No, possono essere coinvolti anche CTCD geriatrici, ad esempio noi in Policlinico abbiamo dei geriatri a cui proporremo questo progetto, perciò se ci sarà la possibilità penso che anche i geriatri possono. I geriatri sono inclusi tra i Sì, tra i medici. medici, perciò anche specialisti ambulatoriali geriatri possono eventualmente partecipare. Sì, assolutamente. E poi un'altra domanda, se sono, possono essere i pazienti inclusi, devono essere solo pazienti per genitoterapie, questo ne abbiamo già parlato, possono essere pazienti No, nel per... senso che i pazienti possono entrare. Allora, i criteri di inclusione sono molto semplici, no? Era quel diventa sopra i 16 e un insight il più possibile preservato, che è un criterio poco oggettivo, questo più possibile preservato vuol dire che il paziente ovviamente deve essere consapevole di quello che sta facendo. Ovviamente spesso questi pazienti non hanno una consapevolezza piena della loro malattia, però devono essere almeno consapevoli che stanno facendo un percorso, che sono parte di una rete, che sono affiancati in questo loro percorso che stanno facendo. Sulle terapie non c'è alcun vincolo, anche perché il paziente, una volta che entra nel percorso, poi farà le sue terapie, se ci sono terapie, si definirà in base a come evolve la malattia. Anche la cosa interessante è che all'interno del percorso la diete caregiver e paziente assieme al garante saranno chiamati a verificarsi ogni tanto, in vari momenti, e in questa verifica diciamo che due degli elementi che vengono considerati sono: una è l'evoluzione della patologia, perciò l'evoluzione cognitiva della patologia, e l'altra è eventualmente anche la comparsa di disturbi comportamentali. Perciò a questo punto il disturbo comportamentale, che di solito è il vero problema gestionale di queste famiglie, perché la problematica spesso viene fuori nel momento in cui c'è il disturbo comportamentale, l'agitazione, il delirio o l'allucinazione. Beh, a quel punto questo sarà il protagonista del lavoro di rete, no? Perciò non sarà più solo sulle spalle del caregiver, ma questa cosa verrà buttata nella rete e verrà gestita assieme al neurologo, ovviamente, ma assieme anche a tutto il resto della rete. Certo, anche perché molto spesso come medico di famiglia è giusto che ci sia, prima dicevamo che ci possono essere anche più medici, più figure sanitarie coinvolte, il medico di famiglia a volte si trova anche da solo quando il paziente, il caregiver viene a raccontare di queste cose. Qui è sicuramente migliorare il benessere anche dei medici di famiglia. Allora, non mi sembra che ci siano altre domande. Possiamo quindi fare un riassunto dei tempi nostri, se vuoi puoi farlo anche tu, su quello che faremo come ordine. Quindi, allora, ripeto intanto la slide, ma questa è la solita, se la regia rimette la slide sui tempi per il questionario, per l'apprendimento, quindi abbiamo detto dalle 12 domani alle 23:55 del 29 marzo.
Noi appena avremo definito nella riunione, diciamo da metà aprile, possiamo dire da dopo la metà di aprile, comparirà e verrete avvisati, faremo questa survey di cui vi daremo notizia per poter aderire come medici famiglia, gli specialisti ambulatoriali, anche loro naturalmente, e anche i neurologi, perché no? Non saranno sicuramente solo. La nostra speranza è che ci sia una disseminazione di tutta questa procedura e quindi che anche in altre strutture ci possa essere questa azione. Verranno dati i tempi e i modi della formazione, queste sono tutte cose che faremo e che vedremo in futuro, e dopodiché Possiamo dire saremo che pronti sì, per partire. la formazione la faremo tra maggio e giugno per La poter poi. formazione tra maggio e giugno, quindi speriamo tra fine aprile. Ecco, un'altra cosa, naturalmente, non è questa opportunità che secondo noi è una grande opportunità per tutti noi e per i nostri pazienti, non sarà solo riservata a chi ha partecipato a questo evento, ma diffondiamo la notizia e invitiamo anche altri colleghi che non hanno potuto essere presenti questa sera a aderire e a formare. Se c'era qualcun altro che aveva qualche cosa da Anche perché dire. essendo registrato possono poi Sì, faremo recuperarlo, no? vedere come sempre il filmato sarà presente sul canale YouTube dell'Ordine. Voi potrete accedere dall'home page dell'Ordine nell'area formazione. Trovate il canale dedicato e quindi dite ai colleghi che non hanno potuto partecipare di andare a vedersi il filmato. È arrivata un'altra domanda. Un'altra domanda. Vuoi leggerla tu? Perché eccola qua. Si possono arruolare anche pazienti che sono seguiti da specialisti o centri che non partecipano a questo progetto. Sì. Sì. Sì, l'importante è che poi, cioè, se il medico di base partecipa, sarà lui la figura sanitaria di riferimento, se poi si potrà coinvolgere anche l'altro specialista, neurologo, geriatra, tanto meglio, se no resta come figura sanitaria il medico di base. Speriamo che si lasci coinvolgere anche l'altro neurologo, perché naturalmente sarà meglio tutto. Va bene, non ci sono altre domande? Dobbiamo dare qualche altra notizia tecnica su. Ah, forse i luoghi, abbiamo tanto discusso dei luoghi, Certo. nel senso che in realtà questo sarà un progetto diffuso sul Sì. territorio. E per cui sarà molto diffuso sul territorio, cioè non è pensabile che di avere una sede deputata al progetto, perché dovremmo costringere tutte le persone a trasferirsi in quella sede, anche se quella non è la propria sede. E perciò verranno usate le sedi che sono già abitate Da dai almeno uno dello soggetti, da sviluppo. almeno uno, no? Quindi dal medico di famiglia, se il medico di famiglia quello che propone è il caso, dal medico ambulatoriale, se è lui, o dal medico ospedaliero. Cercheremo di anche favorire l'uso delle sedi
in cui il paziente è abituato ad andare per evitare di per dargli una sensazione di familiarità, di ordinarietà, per evitare di fargli pensare che c'è una cosa eccezionale in un posto sconosciuto e quindi, come dire, anche per seguirlo, non accentuare un problema di disorientamento e di agitazione, ma cercare di prevenirla, ecco. Sì, e questo sarà sicuramente molto, molto importante proprio per questi pazienti. Un'altra cosa che mi veniva in mente, per esempio, esiste, ne abbiamo parlato, che questa cosa verrà spiegata meglio quando ci sarà la formazione, però potremmo, cioè viene fatta una sorta di contratto, di accordo tra il paziente, cioè vengono prese queste decisioni in comune e il garante verifica che questo, cioè come avviene questa supervisione del garante sulla Allora, coppia. il protocollo operativo prevede appunto una raccolta di informazioni che permetta di approfondire i livelli di consapevolezza, soprattutto del caregiver, ma anche del medico coinvolto, dei medici coinvolti e degli operatori sociali rispetto a quella specifica situazione, e sulla base di questo tutto il gruppo prenderà insieme degli impegni. Per cui gli impegni possono anche essere quelli di fare dell'attività fisica, per esempio, se il problema è un problema di sedentarietà che riguarda il paziente, Certo. o un impegno che può prendere un medico è quello di essere presente in determinati momenti, stabilire, come dire, degli appuntamenti per poter dare un riscontro, un feedback su delle cose che avvengono. Per cui è un sistema per esplicitare, per mettere sul tavolo tutto quello che sia i professionisti che le persone che vivono questo problema coinvolti pensano che abbia un ruolo nella gestione del problema stesso e intorno a queste cose dirsi come vogliamo fare e quindi ragionare a Ecco, e quindi come ci giustamente. organizziamo e qual è l'impegno che ci prendiamo. Poi non è detto che se l'impegno non viene mantenuto, nell'incontro successivo ci diremo come mai non è stato mantenuto e si dovrà trovare una strada diversa, ma è proprio un metodo che vuole esplicitare e aumentare la responsabilità e la consapevolezza in modo tale anche da superare i lamenti, le frustrazioni, ma da poter trattare questi contenuti, questi argomenti in maniera il più possibile propositiva e utile. Sì, mi rendo conto che è stata una domanda un po' cattiva la mia, ma era proprio degli esempi pratici di quello che potrà succedere. Un'ultima domanda, dove si svolgerà la formazione, per quanto tempo? Questo è Allora, la ancora. formazione è possibile che si svolga ancora in parte online e in parte in aula. E per quanto riguarda i professionisti, noi pensavamo a un tempo sufficientemente contenuto, quindi una dozzina d'ore, 15 ore, nel senso che in realtà la parte più importante è la parte relativa al protocollo operativo, quindi poi a entrare in merito, a far comprendere come coinvolgere gli utenti, come poi gestire tutte le fasi di evoluzione del progetto.
perché su tutta la parte clinica e quant'altro oggi l'abbiamo condivisa, ma non è questo il tema. È un progetto pratico che vuole mettere a disposizione un metodo per gestire casi, per gestire pazienti. Certo, infatti anche la domanda di prima, se il paziente deve essere vergine da terapia, non dalla terapia finora, cioè che la sua terapia neurologica, vi assicuriamo che continuerà ad essere fatta, è proprio un altro, un modo di presa in carico che cambia, non di terapia. Va bene, allora io credo che non vedo altre domande. E quindi possiamo, se non avete altro da dire, possiamo ringraziare tutti i presenti, salutare, sperare, prima di salutare, sperare che partecipiate numerosi alla Sarve, vi faremo sapere comunque. Grazie a tutti e Buona serata. buona Buona serata. serata. Grazie. 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 Grazie.